Allora, ciao appassionati, oggi è sabato 11 maggio e sono con un mezzo e sto andando a Vicenza alla adunata degli alpini. Mi aspettano circa 90 km con un panorama stupendo. Questo è il torrente Cismon. Andiamo. Farò delle strade un po' particolari, ma decisamente panoramiche. Volevo presentarvi subito il mio mezzo, però la mia graziella a ruote grandi, opportunamente rimessa un po' con manutenzione, rifatto i freni. Sto facendo una bellissima strada su un argine che costeggia il torrente Cismon, è dritta e veramente meravigliosa. Beh, veramente uno spettacolo questa stradina, c'è un panorama belli vuoto, ma bello anche andare a piedi o in bicicletta, diciamo. Adesso sono sull'unico tratto impegnativo in salita, lì il lago di Arsier o lago del Corlo. Anche questo è un panorama bellissimo. Scorci sempre del lago del Corlo, bellissimo. Questo è il borgo di Rocca di Arsier. Quella è la diga del lago di Arsier, del Corlo. È la diga in tutta la sua imponenza. E lì c'è quel bellissimo paesino sopra la diga. Adesso la meta è quel paesino che si vede laggiù in fondo ed è Cismon del Grappa, facendo una stradina che è veramente bellissima. È bellissima la stradina qui da Incino a Cismon del Grappa, spettacolare. Guardate che spettacolo! È davvero fantastica sta stradina! Adesso si attraversa la ferrovia e la strada statale qua a Cismon del Grappa e si arriverà a uno spettacolare ponte sul Brenta. Ecco, siamo arrivati da lassù, che era il paese di Incino dove c'è la V. Qui c'è il primo ponte di cemento, che però non è quello che volevo fare io. Comunque è sempre un buon passaggio. È mezzogiorno e sono solo a Cismon. Ed eccolo finalmente il ponte, che per me è già una meta essere arrivato fino qua.
prima volta che lo faccio ed è un po' disestato, ma che bello, sul Brenta qui in direzione di Bassano. Devo percorrerlo a piedi perché le tavole sono abbastanza disassate e dunque mi provocano troppe oscillazioni. Bellissimo comunque. E qui il panorama in direzione del Trentino, per capirsi, e da dove siamo venuti lì sulla destra, quella V. È davvero uno spettacolo. Questa è la direzione verso Cismon. Adesso sono nel bellissimo borgo di Valstagna, che è anche famoso perché qua si fa rafting. Però il problema è che ho fatto solo tra i 20 e i 30 km e sono già cotto. Bellissima Valstagna. Coraio, tosso una bici, vieni in do. Dove andare? Niente, ha detto che ci va in macchina. Questo è sempre Valstagna, il ponte per raggiungere la frazione di Carpanè. Tutto molto bello, molto antico. Una volta qua era famoso per la coltivazione del tabacco, infatti ci sono tutti i terrazzamenti. Sono davvero paesaggi da cartolina. Costeggio sempre il Brenta, è una deviazione che mi hanno consigliato per tagliare fuori Oliero, che ha una piccola salitina e a questo punto anche un falsopiano di 2 metri mi stanca.